Si sono riuniti venerdì 20 novembre a Milano oltre 200 sindaci del Nord, rappresentanti delle ANCI regionali di Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna. Alla presenza del presidente di ANCI Sergio Camperino, gli amministratori locali hanno chiesto a una gran voce al governo che sia valorizzata la loro virtuosità finanziaria, invece che penalizzata dal patto di stabilità e dal mancato gettito ICI prima casa. L'iniziativa è stata spiegata ai nostri microfoni da Massimo Giordano, sindaco di Novara e membro dell'ufficio presidenza di ANCI. Ma perché è un bruttissimo periodo, le nostre richieste, che sono richieste sostanziali su problemi reali, non vengono accolte. Siamo ormai nel gioco di una morsa che ci attanaglia, perché da una parte le spese anche fisiologicamente aumentano, mentre i trasferimenti dello Stato diminuiscono, perché non c'è stato il mantenimento, non è stata mantenuta la parola che sarebbe stata trasferita dallo Stato una quota corrispondente all'ICI, che non c'è più. Intanto l'autonomia dei comuni diminuisce, quindi aumenta la rigidità, e il risultato è che non si riescono a chiudere i bilanci. Chi invece riesce per alcuni motivi particolari ad avere un bilancio che sta in piedi per la spesa corrente, magari non può fare, ed è quindi virtuoso, non può fare investimenti perché ci sono le briglie del patto di stabilità, che sono briglie che non tengono conto dei virtuosismi dei comuni. Questa situazione è ormai inaccettabile, per cui si tratta oggi di capire quale strategia mettere in campo per far sentire ancora di più la nostra voce. Oggi con le buone maniere siamo riusciti a ottenere poco, forse una protesta più calda e più incisiva diventa inevitabile. Attilio Fontana, presidente di ANCI Lombardia e sindaco di Varese, ha evidenziato come il 60% della spesa per investimenti del paese è sostenuta dai comuni. Togliere benzina ai comuni vuol dire fermare il principale motore economico nazionale, e per Fontana la cosa è tanto più significativa se si parla della situazione del Nord, dove le amministrazioni locali hanno garantito grande efficienza economica. La drammaticità della situazione, che si inserisce in un momento storico caratterizzato anche dalla crisi economica, è che è stata chiarita dal sindaco di Mantova Fiorenza Brioni. La nostra è una realtà come molte dei comuni che sono qui stamattina a questa nostra manifestazione dei sindaci del Nord, è una realtà virtuosa, perché abbiamo i conti in ordine, perché abbiamo rispettato il patto di stabilità, non solo, ma abbiamo fatto delle azioni per concorrere al risanamento della finanza pubblica. Abbiamo fatto delle azioni di contrasto all'elusione fiscale, abbiamo introdotto il principio dell'equità attraverso la valutazione delle fasce di reddito per quanto riguarda l'esenzione e la riduzione di rette e tariffe, abbiamo fatto un lavoro importante che ha portato anche a produrre delle risorse per il nostro ente. Non abbiamo avuto la compensazione dell'ICI, non abbiamo avuto la possibilità di recuperare, di poter spendere rispetto alla capacità economica che abbiamo come ente, per poter potenziare appunto i servizi, i provvedimenti anticrisi, gli investimenti. Non solo, ma la cosa incredibile, visto che parliamo di provvedimenti anticrisi, è che ad esempio un comune come il mio, il comune di Mantova, a noi capita di avere una possibilità e capacità di spesa piuttosto importante. Si tratta di 40 milioni di euro che noi non possiamo spendere in ragione del rispetto del patto di stabilità. Vuol dire che non possiamo nemmeno pagare i nostri fornitori, le imprese che lavorano per noi. Questo è evidente che c'è qualcosa che non va, che non funziona, anche perché, ripeto, il comparto degli enti locali, dei comuni, è il comparto che ha davvero concorso al risanamento della finanza pubblica, quindi ha fatto una prestazione positiva. E allora bisogna riconoscere la virtù, bisogna riconoscere il merito, bisogna invece che pensare alle punizioni, e poi magari si interviene d'emergenza quando ci sono dei comuni che vanno in bancarotta, bisogna pensare a come premiare chi lavora in questo modo, magari con un controllo della qualità della spesa. Io credo che questo sia utile da parte dello Stato centrale, però questo è il punto. Il primo provvedimento anticrisi è questo: poter liberare risorse da investire nelle nostre comunità e nel nostro territorio. Se questa è la situazione delle grandi città, durante l'incontro non sono stati trascurati i piccoli comuni, le cui richieste sono state avanzate dal coordinatore nazionale ANCI Piccoli Comuni Mauro Guerra e spiegate dalle parole di Licia Viganò, sindaco di Orsenigo. Già nel 2009 abbiamo inventato la chiusura del bilancio di previsione perché
con questa invenzione degli accertamenti convenzionali già sapevamo che avremmo precostituito l'avvio di un percorso lento ma inesorabile verso, avremmo precostituito l'anticamera del dissesto finanziario. Abbiamo fatto fatica a chiuderlo con questi escamotage di finanza locale. Il rischio è che il 2010, per il bilancio 2010 non si riuscirà nemmeno con queste, con questi strumenti fittizi. Il problema è che in una fase di crisi economica come questa, i bilanci anche dei piccoli comuni che non sono sottoposti al patto di stabilità risentono pesantemente di questa indisponibilità finanziaria. E la complessità della gestione di un piccolo comune è proprio data dal fatto che la crisi arriva direttamente in comune attraverso i cittadini e il sindaco non sempre è in grado di poter dare le risposte che servono. Intervenendo all'Assemblea, Sergio Camparino ha insistito sulle preoccupazioni non più demandabili dei comuni, affermando che non si può andare avanti così. I comuni stanno chiedendo il minimo e se non dovessero avere soddisfazione non possono escludere l'interruzione delle relazioni istituzionali. Qualcosa però almeno in Lombardia si è mosso. È stato infatti recentemente firmato un protocollo d'intesa tra ANCI Lombardia, UPL e Regione in merito al patto di stabilità territoriale, così presentato da Marco Cipriano, vicepresidente del Consiglio regionale lombardo. Ma noi proprio l'altro giorno in commissione abbiamo approvato la delibera che la Giunta regionale ha fatto sulla base di questo accordo che era stato sottoscritto da Regione, Unione delle Province Lombarde e l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni. È un piccolo passo nella direzione di quello che rappresenta oggi un vero ostacolo per i comuni virtuosi della Lombardia, che per fortuna sono molti, che con il patto di stabilità hanno le mani legate. In conclusione dell'incontro l'Assemblea ha approvato un documento che chiede misure concrete per i comuni e annuncia mobilitazioni in caso di risposte negative.